Andrea, mi è appena arrivato un pacco da Sport Time a Mantova di una scarpa super, super innovativa e te la lancio, ti lancio il pacco, mi devi dire come al solito di che marchio si tratta, quanto pesa e quali sono le caratteristiche di questa scarpa, ma tu innanzitutto stai bene? No, non sto bene. Posto lungo mi si sono fatte delle piaghe allucinanti. Vabbè Andrea, comunque alla fine il show must go on e quindi ti lancio il pacco. E non sono d'accordo perché questa roba qua non è migliorabile, può solo peggiorare, ma va bene. Presa al volo con la luce davanti del sole, rischiato di prendere tutto. Intanto è arrivata la tua coniglietta Bonnie, la quale secondo me è stata tirata dalla scarpa e dalla scatola di scollamento. Io voglio un'altra coniglietta. Cioè, ma guarda che chirurgo sono diventato. Ma mi dicono che ci sono tantissime donne che ti fanno il filo dopo che sei diventato il mago delle scarpe. Ah, pensavo di aprire le scatole. Senti, fammele conoscere queste donne qua allora. Va bene, ma di che marchio si tratta? Che ne so, la scatola sarà marroncina anche lei. La scatola è marroncina, ovviamente, la sostenibilità, lo sappiamo, abbiamo tutti letto il libro di Bill Gates. Due volte l'ho letto io. Ma quanto pesa? 2,70. Secondo me è molto di meno, ma al carbonio? Mi frega un po' la mescola. Ma di che marchio si tratta? Ok, cioè il carbonio è sicuro? Secondo me lo capisci immediatamente dal battistrada. Beh, immediatamente posso sparare un po' a caso, contando che gli ultimi erano un po' così tondini. Potrebbe essere ASICS. È sicuramente ASICS e ovviamente le abbiamo recensite praticamente tutte tranne questo modello che si chiama Magic Speed 2. Puoi aprire gli occhi e guardarla. Non era per niente facile, ho detto la Magic Speed perché ho sentito il carbonio, perché c'è l'FF Blast ma non in tutta la parte della scarpa, quindi per cui ho detto via è lei. Bella tomaia, bei colori, ma era un'ottima scarpa la 1 e chissà la 2. Quando sono andato all'evento ASICS prima della mezza maratona di Pisa, tutti i front runner mi hanno parlato molto bene di questa scarpa, quindi alla fine ho deciso di prenderla su Sport Time Mantova e adesso vediamo nei prossimi giorni qual è il comportamento in corsa. Secondo me comunque è una scarpa interessante e col carbonio è una di quelle che ha ovviamente il miglior rapporto qualità-prezzo. Faccio anche fatica a mettermi le scarpe. Ma secondo te stesso numero o mezzo numero in più? No, stesso numero, direi questo qua è il tuo e mi sta giustissima, se non quasi stretta, quindi per cui andrei del numero in più. Cioè dello stesso numero. Ascolta Andrea, facciamo una cosa, ci rivediamo tra 5 minuti, facciamo un piccolo brainstorming e poi magari facciamo anche un piccolo confronto tra le varie scarpe, non lo so se abbiamo tempo. Comunque poi ti pongo qualche domanda, andiamo a berci un coffee, poi ci sentiamo. Stai che stavo pensando che di coffee non ne stanno arrivando così tanti adesso, vero? Cioè, ringraziamo chi ce li manda, che fa sempre piacere, però stai attingendo troppo dalle casse tu, è vero? Alla fine poi è una passione soprattutto. Sì, però costa dopo, quindi una passione costosa. Va bene, dai, ci vediamo tra 5 minuti. Ciao! Ciao! Allora Andrea, dopo 10 minuti canonici di test qua in giardino con la tua mitica Bonnie, cosa ne pensi di queste Magic Speed 2? Io credo che se davvero il coniglio è mio ne faccio quello che voglio, ma fa una brutta fine. Quindi sappilo che se Bonnie è mia, Bonnie fa una brutta fine. Ascolta, a livello di intersuola Flight Foam Blast Plus, come l'hai vista e soprattutto raccontaci cosa ne pensi per chi dovesse atterrare di avampiede, invece come l'hai vista per chi dovesse atterrare di tallone? Sì, è proprio magico come dici del Flight Foam Blast, non riusciremmo a dirlo neanche dopo anni di prove. Intanto la parte dietro del tallone è molto più dura, diciamo così. L'FF Blast mi sembra che sia dalla metà in su dell'intersuola,
l'altra parte sotto non credo neanche che sia blast, non lo so, boh, dopo ci informiamo bene. Quindi il tallone rimane un pochino più duretto, comunque protettivo, cioè non ne vedo un grosso difetto, anche perché atterrando di tallone si scarica molto più peso e quindi ammortizza lo stesso bene, anche se è un po' più duro. Nell'avampiede invece ce n'è tanto, credo che sia tre quarti circa di FF Blast, che rende la scarpa più morbida, anche perché con la piastra in carbonio e questo Blast qua in avampiede mi fa spingere bene. E a livello di reattività, come l'hai vista? Chiaramente la scarpa è molto rigida e quindi cosa ne pensi? Guarda, l'assurdo è che davvero adesso stiamo parlando di scarpe rigide, comunque con una schiuma così morbida e tanta schiuma, però rispetto ad altre, le Meta Speed per dire, rimane più dura, più rigida nel senso proprio qua affonda di meno, ma è comunque molto reattiva. Secondo me non è così comoda come le Meta Speed per dire. È sicuramente una scarpa da lavori veloci, ha secondo me una buona propensione di corsa di avampiede, ma è abbastanza protettiva in tutte le sue parti. Invece a livello di tomaia, che sensazioni ti ha dato? E i lacci non sono quelli delle Meta Speed Sky, che sono quelli che comunque ci sono piaciuti più di tutti. Cosa ne pensi? Ma a parte che non potrei mai parlare male di una tomaia di questo colore, con queste, come si chiamano, sfumature, è bellissima. Mi sembra una buona traspirabilità, morbida. La zona qua degli anelli è rinforzata, se vedi è almeno un centimetro di, tra virgolette, di rinforzo, si vede che è un pochino più plastificata, senza dar troppo nell'occhio, secondo me è top. La zona del tallone è morbida. Forse, credo, bisognerebbe vederla uno, hanno migliorato qua la zona della conchiglia che tagliava un pochino. Questa qua sembra un pochino più morbida, non dovrebbe più creare problemi di sfregamento sul tendine d'Achille. Buona anche la linguetta, anche lei abbastanza racing, ma non estrema. Se devo proprio fare il mio appunto, sono le stringhe, i lacci, che si poteva fare qualcosa di meglio. Sicuramente quelli delle Sky sono davvero eccezionali. Tra l'altro, Andrea, ho visto recentemente un canale che mostrava, però il canale aveva 600.000 iscritti, mostrava in quali condizioni i lacci e l'occhiello si rompeva, con quale forza. Quindi magari se dovessimo arrivare a 600.000 iscritti, probabilmente lo potremmo fare anche noi. Ma su di queste? No, l'hanno fatto su delle scarpe americane. Ok, no, perché qua mi dà l'idea che si spacchi prima l'accetto che gli occhielli, anche perché sono occhielli senza salvabuco, ma hanno quel pezzettino lì che ti dicevo di che cacchio è, plastica termosaldata, che rende più dura sta zona qua, proprio questo centimetro qua. Invece, Andrea, a livello di battistrada a Pisa ho notato che comunque le Sky non avevano nessun problema, contrariamente all'impressione iniziale. Ma come ti sembra questo battistrada e cosa ne pensi? Mi sembra un pochino più intagliato, dovrebbe essere un po' più preciso a vederlo così. La gomma mi sembra molto dura, stavo dicendo plastica perché comunque è abbastanza duro, però mi sembra con qualche intagliatura in più che dovrebbe far più grip. Secondo me buono sulla pista di atletica non bagnata e su asfalto, su pista bianca secondo me pecca un po'. Lo verificheremo nei prossimi giorni facendo la recensione completa. Un'altra cosa che ti chiedo: questa scarpa secondo me è abbastanza stabile, o più stabile rispetto al modello numero 1. Chiaramente non si possono estrarre le solette, di conseguenza non si possono aggiungere dei plantari personalizzati, ma cosa ne pensi? No, sto pensando se valeva la pena metterci lo stesso plantare, ma secondo me no. No, perché ci sono altre scarpe che secondo me sono più adatte ai pronatori. È una schiuma abbastanza dura, ripeto, dal mesopiede al tallone, quindi un leggero pronatore e leggero di peso secondo me non avrà grossi problemi, anzi, per i pesi max e pronatori severi non va così tanto bene. Secondo te, infatti, ultima domanda, a chi la consiglieresti? Ovviamente suggeriamo di andare comunque al negozio per provarla, visto che ha un ottimo, tra virgolette,
rapporto qualità-prezzo, a chi la consiglieresti? La consiglio ad atleti veloci. Veloci in questo caso dai 4,30 in giù, perché a 4,15 per dire sono delle scarpe per una maratona sulle 3 ore, secondo me sono top. È ovvio che è meglio la Meta Speed, ma se non voglio spendere quei soldi, voglio allenare gli ultimi 2 mesi di maratona e farci la maratona, secondo me questa qua è un'ottima scelta, perché fa il suo lavoro, un egregio lavoro dai 4,30 ai 4. Per i più lenticelli, ma anche ai 3,40 secondo me ci si corre davvero bene, anche un pochino più forte. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni, tempo permettendo, faremo la recensione completa. Stay strong, keep running, andiamo a berci un coffee, ci vediamo alla prossima. Io sono dell'idea che anche una incompleta dove non raccontiamo di come si comportano sulla pioggia, con la pioggia sia buona, perché io non voglio correre con la pioggia. Chiaramente ho preso una nuova telecamerina, quindi potremmo adesso avere 2 telecamerine per correre, questo te lo annuncio in esclusiva, e quindi ovviamente potremo anche fare la recensione completa con la pioggia. Devo ancora prendere i microfoni, però. Bello, in esclusiva praticamente lo vedono tutti gli iscritti al canale. Che esclusivona che mi hai dato, grazie Max, grazie. L'hai saputo 2 settimane prima dell'uscita del video. Ah, ok, va bene. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.